I videogiochi tratti da film difficilmente sono riusciti bene, lo sappiamo tutti. Nel 2014, però, ho avuto occasione di giocare un titolo che in realtà non vuole riprodurre un film, quindi non stiamo parlando di un tie-in, stiamo parlando di un prodotto che vuole in realtà incastrarsi in un universo narrativo e che al contempo stesso riesce ad omaggiare la serie cinematografica e ad espanderla allo stesso tempo in maniera davvero magistrale. Un titolo che può in realtà essere apprezzato da chiunque, sia da chi ha apprezzato e visto la serie cinematografica, e quindi troverà citazioni, omaggi, e riuscirà quindi ad avere un'immersività totale in quello che è l'universo narrativo riprodotto, ma sia anche da chi, non avendo visto i film, in realtà godrà di un'immersività maggiore con chi? Con la protagonista, e ne subirà quindi un'empatia veramente totale. È stato un titolo tra l'altro molto interessante perché è riuscito stranamente, ogni tanto capita, a mettere d'accordo critica, pubblico e incredibilmente anche il sottoscritto. Infatti il titolo, se vi ricordate bene, è finito nella top dell'anno scorso. Ovviamente ormai si è capito, stiamo parlando di Alien Isolation. La trama del gioco è relativamente semplice, ma non per questo meno accattivante. Temporalmente ci troviamo diversi anni dopo i fatti avvenuti nel primo film, quindi il gioco si incastra tra il primo e il secondo film. In questo caso impersoniamo Amanda Ripley, la figlia della sopravvissuta del primo film, che praticamente riceve questa chiamata da questa stazione, questa mega stazione spaziale chiamata Sevastopol, e praticamente dicono che dicono di aver recuperato la scatola nera del Nostromo, quindi l'astronave dei fatti accaduti nel primo film. Quindi la figlia Amanda, assieme a una piccola squadra di soccorso, di tecnici, diciamo, partirà per questa stazione proprio per recuperare la scatola nera. Il problema è che arrivati si trovano di fronte a una situazione veramente tremenda, perché la stazione è semideserta, in disuso, con gravi problemi tecnici, cadaveri ovunque, le comunicazioni non funzionano, insomma, è veramente un caos incredibile. In quella che è una situazione molto simile a quella del primo Bioshock, quindi Jack, vi ricordate che scende giù nel mare, si trova la città e tutto quanto con il caos. Ecco qua più o meno una situazione che mi ha ricordato parecchio il primo Bioshock. Il compito di Amanda sarà quindi quello in realtà di cercare di capire cosa stia accadendo in questa stazione spaziale e al tempo stesso però recuperare la scatola nera per scoprire la verità su quanto accaduto alla madre. Ma cosa colpisce davvero di questo Alien Isolation? Sono tante le cose veramente ben realizzate che rimangono davvero, davvero impresse. Prima di tutto l'ambientazione, quindi la cura maniacale che c'è stata nel ricreare questi ambienti diciamo in stile fantascienza anni 80, perché il tutto comunque si rifà al primo film. Schermi con computer verdi, queste astronavi, materiali, questi corridoi, anche un certo tipo di modo di fare gli oggetti, diciamo, di uso comune, le tute, le riviste, un certo modo di intendere la fantascienza che è stata ricreata in maniera perfetta, proprio maniacale addirittura. Tra l'altro è interessante notare come l'astronave con la quale i nostri protagonisti arrivano su Sevastopol è una gemella del Nostromo, l'astronave nella quale si svolgevano i fatti del primo film. Quindi ci troverete anche delle analogie davvero davvero interessanti. Ambienti che però non sono solo ben fatti a livello tecnico, curati e quant'altro, ma sono anche particolarmente inquietanti. Sì, perché in realtà già dalla schermata iniziale il gioco vuole immergerci in quello che sarà il mood, l'umore generale del titolo. Infatti la schermata iniziale, se vediamo, c'è questo gigante, questo pianeta gigante sullo sfondo, con la stazioncina spaziale che in realtà è immensa, ma sullo schermo è grande così. Cioè, un po' come dire: oh, qua sei nello spazio, c'è cioè lo spazio, il vuoto, il pianeta gigante e la stazioncina, quindi la cosa creata dall'uomo che è piccola così, cioè non conta nulla, cioè tu sei insignificante, è un po' come il dire, no, nello spazio nessuno può sentirti urlare, siamo più o meno a quei livelli, cioè il gioco vuole immergerti da subito in questa atmosfera pesante, cupa, triste, solitaria, claustrofobica, quasi senza possibilità di fuga. E sia la schermata iniziale sia poi gli ambienti di gioco riescono veramente a pieno, no, a
trasmettere questo senso quasi di soffocamento, anche di ambienti polverosi, cupi, tetri, solitari, dove veramente tutti sono praticamente nemici in realtà. Ed è questa anche la cosa veramente interessante del titolo. Ci sentiamo spiazzati da tutto quello che ci troviamo di fronte. Ci sentiamo soli, impauriti e spiazzati. Il tutto ricreato in maniera in realtà abbastanza realistica, perché Amanda è comunque una ragazza sui 20 anni, quindi provate ad immaginarvi trovarvi in una situazione di quel tipo, lei che è praticamente un tecnico in realtà spaziale, quindi non è chi sia un soldato o chissà quale altro tipo di supereroe. Ecco. È interessante notare tra l'altro come la stazione, quindi Sevastopol, questa immensa struttura, anche se in realtà è semidismessa, quindi è già in decadenza rispetto magari a un tempo dove era splendente, risulti paurosa e temibile anche senza l'alien. Cioè, questa è la cosa strana, nel senso che la stazione fa paura già di per sé, sia per i pericoli che ci sono dentro, quindi anche questi sopravvissuti che sono in realtà ostili, no? Che cercano di sopravvivere e scappare anche loro, ma comunque la stazione stessa, i corridoi bui, poca luce, tutto quanto fa veramente paura e mette veramente una tensione addosso incredibile, ripeto, anche senza la presenza per forza dell'alieno. Stazione che tra l'altro è stata venduta alla compagnia, che l'ha comprata solo ed esclusivamente per cosa, ovviamente? Per l'alieno che c'è sopra. Quindi loro hanno rilevato la presenza di questa strana creatura, hanno rilevato il potenziale bellico di questa creatura, che infatti la compagnia vuole comprare per fare le loro armi da guerra, cioè l'unico scopo è quello. Non gli interessa nulla in realtà della gente che c'è sopra questa stazione o della stazione stessa. Quindi i malcapitati come Amanda in realtà che sono su questa stazione, è chiaro, no, che non riceverai aiuto, cioè nessuno frega niente della gente che c'è su questa stazione, l'unica cosa che interessa è l'alieno e il profitto economico che ne possono trarre. Tra l'altro il tema che ricorreva poi anche nei film, perché c'è anche lì la compagnia che vuole l'alien per fare le macchine da guerra, quindi questo tema viene preso dai film e trasposto in maniera eccellente all'interno del videogioco. Un'altra cosa che però colpisce davvero del titolo è il suo cuore pulsante in realtà, ovvero il gameplay. Gameplay che si pone come un survival puro, quindi un survival stealth, diciamo, in prima persona, nel quale noi dovremo in pratica sfuggire a queste minacce che ci troveremo di fronte. Ed è interessante notare come in realtà Amanda, come dicevo prima, non sia supereroina che arriva, ah, io spacco tutto, io sono così. No, è una ragazza in realtà indifesa. Quindi saremo praticamente per tutto il titolo costretti a fuggire, nasconderci, avremo sempre di fronte un qualcosa, non solo l'alien, un qualcosa che in realtà è quasi inaffrontabile. Questa è una cosa veramente interessante, cioè noi non abbiamo minimamente il controllo di quello che sta succedendo, non abbiamo minimamente la possibilità, spesso e volentieri, di affrontarla, di sconfiggere quel nemico, che infatti l'alien ci inseguirà praticamente per quasi tutto il gioco. Tra l'altro, grande applauso qua agli sviluppatori, l'intelligenza artificiale dell'alien è stata ricreata in maniera eccellente, cioè l'alieno si muoverà veramente in un modo talmente apparentemente casuale, diciamo, che ci spiazzerà. Cioè inizialmente incontri l'alien, lo vedi, sì, si muove, senti che si muove tra i cunicoli, quant'altro, però non hai mai veramente idea, la percezione di dire spunterà lì, spunterà là, perché abbiamo questo radar, no? Che ci consente di visualizzare il puntino bip bip bip, lui che si muove, tra l'altro radar che è un'arma a doppio taglio in realtà, perché l'alieno, ma non solo, sente questo bip bip bip, quindi a volte mi sono trovato con radar in mano bip bip bip, c'avevo l'alieno davanti, strappa la porta dell'armadietto e mi ha preso, ad esempio, quindi ci sono anche queste particolarità. Però il tutto è veramente interessante perché spiazza l'idea di avere un nemico che si muove in maniera casuale, ma realmente casuale, cioè può scendere giù, può fare 5 passi, ritornare su nei cunicoli, può magari, e all'inizio veramente non sai neanche in che modo può andare e fin dove può arrivare l'alieno, perché tu non sai magari che può andare in certi cunicoli, in altri no, quindi c'è veramente un'imprevedibilità che accresce ancora di più l'ansia che già l'ambientazione dava e veramente ti trasmette una sensazione di paura e terrore veramente in certi casi, che è veramente lodevole. Vi assicuro che, specialmente nelle prime ore, l'imprevedibilità generale vi darà
degli squagli veramente incredibili, cioè vi troverete veramente in situazioni dove solo sentire i passi tum 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 tra i corridoi vi farà veramente gelare il sangue, cioè a volte capita di essere in un armadietto e di sbriciolarti di terrore perché ti vedi passare di fronte l'alieno, cioè veramente una paura palpabile che non è data dal jump scare, ma proprio dall'imprevedibilità del tutto in realtà, quindi è l'esatto contrario, no? L'idea di dire ok, non c'è il jump scare con l'alieno che fa bleh, ma l'alieno può in ogni momento fare bleh, è chiaro? Quindi non è il fatto giro l'angolo, c'è lo script con l'alieno che mi arriva, no, non funziona così, è molto interessante. Tra l'altro potremmo anche in realtà difenderci poi dall'alieno, che possiamo creare questi piccoli oggetti che possono magari distrarlo, quindi non so, lanciamo una cassa acustica, lui sente un suono molto forte, quindi si dirige là e noi potremo sgattaiolare via, oppure potremo, non so, creare un tubo esplosivo che quindi bam, fa una bella esplosione, quindi l'alieno, essendo comunque una creatura ferina, quindi bestiale, diciamo, viene spaventata dalle esplosioni, dal fuoco soprattutto, quindi possiamo anche in qualche modo riuscire a difenderci da questo alieno, così come dalle altre creature, diciamo, dagli altri nemici che incontreremo, come ad esempio i terribili androidi Z, che tra l'altro fanno anche strappare un sorriso quando incontrano l'alien, no? Loro sono delle macchine quindi programmate, e l'alien è una cosa che non è, diciamo, nei loro circuiti, dicono chi è lei, no? Forma di vita sconosciuta, ti fa anche un po' ridere, mentre invece, non so, magari sei acquattato sotto un tavolo e stai morendo dalla paura perché te li vedi passare davanti, cercano anche di strapparti questa mezza risata. Comunque, ripeto, interessante poi anche la possibilità di distrarre l'alien mandandolo magari contro quei sopravvissuti di cui parlavo prima, quindi nemici umani che sono lì, che fanno la ronda con queste armi, che però se ci vedono ci sparano dietro, quindi lanci una cassa acustica in mezzo a loro, l'alien viene giù, li sbrana, li divora e io vado via, sgattaiolo via, quindi dici mors tua vita mea, no? Mors tua vita mea, quindi alla fin fine si ragiona anche così in Alien Isolation. L'importante è quello di riuscire ad andare avanti, riuscire a sopravvivere a questo inferno che si è creato su Sevastopol. Beh, fin qui Alien Isolation sembra davvero un titolo perfetto, perfetto per chi ama l'horror, per chi ama la fantascienza, per chi ama il survival, per chi ha amato i film, quindi ci troverà mille citazioni, mille riferimenti e un universo ricreato in maniera fedele, quindi sembra veramente una cosa ottima, ottima sì e no, fino a un certo punto ottima, no, perché in realtà da due terzi di gioco in poi emerge in realtà un problema che mi sento in dovere di evidenziare, perché infatti le missioni, gli obiettivi risultano veramente ripetitivi, il tutto si ripete più o meno a blocchi, inoltre c'è un uso eccessivo secondo me del backtracking anche, e purtroppo il tutto risulta essere addirittura quasi noioso. E poi contiamo la cosa più importante per un horror, ovvero la tensione, la paura, la componente ansiogena del tutto, che purtroppo da due terzi di gioco in poi viene stemperata, si normalizza. Perché? Perché comunque noi impariamo in realtà a conoscere l'alieno e questa sua casualità di movimento, sai, ora dopo ora cominci in realtà a capirla, diventa quasi prevedibile in realtà nel modo in cui si muove, poi possiamo comunque sempre di più contrastarlo, quindi in realtà arriva a non fare più quella paura che faceva all'inizio, paura che non è, ripeto, data dal jump scare, ma proprio da questa tensione costante e dall'imprevedibilità del tutto. Quindi purtroppo, normalizzandosi questa cosa, viene a perdersi. Cioè, sembra quasi che gli sviluppatori, ed è un paradosso, un po' abbiano detto cavolo, facciamo un gioco che duri 20 ore. Il problema è che le ultime 5 o 6 sono completamente inutili, non aggiungono nulla in più a quello che avevi dato nelle prime 15. E questo è il problema vero di Alien Isolation, cioè eri già riuscito a dare la tensione, la paura, la trama, l'ambientazione fantastica nelle prime 15 ore, le ultime 5 sembrano quasi attaccate con lo sputo, cioè, passatemi il termine, proprio sembrano agganciate lì, sembrano quasi slegate, come se avessero preso, copia e incollato la stessa sezione, tac 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 tac, per dire, boh, abbiamo creato un gioco da 20 ore, non lamentatevi del fatto della longevità, così. Però in realtà, ripeto, sono ore inutili e che anzi diventano personalmente controproducenti.
In pratica Alien Isolation doveva semplicemente durare 5-6 ore di meno, essere forse un po' meno macchinoso in certe cose e secondo me valorizzare di più un aspetto che non ho citato prima, ovvero quello delle sezioni nel vuoto spaziale, nel vuoto siderale, che ce ne sono un paio in tutto il gioco e sono una bomba. Quindi mi chiedo perché non valorizzare di più queste sezioni proprio con la tuta nello spazio, che vi assicuro in prima persona con le cuffie sono una cosa magnifica. Sia perché comunque il lato tecnico è ottimo, ma sia proprio perché ti sembra di essere lì nel vuoto, nello spazio, c'hai un'ansia davvero, davvero incredibile. Per il resto comunque il gioco funziona, cioè è un horror fantascientifico veramente coi controcoglioni, come si dice, no? Un gioco che riesce a omaggiare incredibilmente il film è un gioco che riesce a essere veramente horror, cioè proprio horror inteso come non il jump scare, ma proprio la tensione, la paura, l'imprevedibilità, il nemico più forte, sì, che però a un certo punto riesci ad affrontare, che ti fa spaventare perché non sai come si muove, insomma, è veramente qualcosa di ben riuscito. Ed uno di quei giochi che dà fastidio anche, nel senso che dici, l'ho finito, difficile tra l'altro, quindi impegnativo, survival, creati pezzi, cioè non è un giochino che dici, vabbè, c'è l'alien, però scappo, no, proprio anche impegnativo, bello tosto da giocare. Quando l'hai finito, dici, cavolo, che bel gioco, però per un po' non ho voglia di rigiocarlo, proprio perché l'accumulo, diciamo, di tensione è arrivato a un punto, non dico quasi insostenibile, però è arrivato a un punto molto alto. Questo vuol dire che l'horror ha funzionato. L'horror ha funzionato, perché l'horror non è diventato action, che l'action, sappiamo, si mangia tutti gli altri generi, si mangia lo stealth, si mangia l'horror, no. Qua è rimasto horror, ed è riuscito a creare un titolo che disturba, che però incredibilmente ti ricordi, cioè ti rimane impresso questo Alien Isolation, i corridoi, l'alieno, la paura che ti sbriciola veramente quando sei dentro questi armadietti e ti senti veramente con la pelle d'oca, questo ti rimane. Quindi il gioco in realtà funziona, nonostante, ripeto, le ultime ore di sbrodolata generale che erano completamente inutili in realtà. Bene ragazzi, io spero di non avervi annoiato troppo, spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta, ditemi come sempre cosa ne pensate di Alien Isolation, grazie per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao!